È festa grande al San Paolo con il Napoli che stende la Juve ed inizia a sognare un campionato di ben altro spessore. A Fuorigrotta scelte sorprendenti di Allegri che lascia fuori Cuadrado puntando sul tandem di Balazzata davanti ad Hernanes. Non cambia invece Sarri che conferma l'11 che ha asfaltato la Lazio. In avvio è la Juve che prova a fare la partita, ma il Napoli è pronto a ruggire in contropiede. Scampato il primo pericolo della serata con Reina che salva su Zaza, per i 40.000 del San Paolo è subito festa al 26esimo con Insigne che scambia con Higuain e Fred Buffon, celebrando nel modo più bello la 100ª presenza in maglia azzurra. La gioia è più grande per il talento di Frattamaggiore, purtroppo dura solo 12 minuti, perché al 38esimo, causa infortunio, il numero 24 azzurro è costretto a lasciare il campo a Mertens. Nel finale del primo tempo la partita si accende, con Reina che ancora una volta salva su Zaza ed il neo entrato Mertens che sciupa l'occasione del raddoppio. Nella ripresa la Juve è più intraprendente, ma al 62esimo una cavalcata solitaria di Higuain vale il 2-0 che manda in estasi il San Paolo. La gioia del popolo partenopeo però dura appena 60 secondi perché Lemina, su suggerimento di Dybala, segna il suo primo gol italiano, riaprendo la partita. Allegri allora inizia a crederci, inserendo Cuadrado prima e Morata poi. Nonostante i cambi la Juve però non spinge più di tanto ed il Napoli stringe i denti conquistando senza soffrire molto l'intera posta in palio. A fine gara ai nostri microfoni l'analisi del momento azzurro del capitano Marek Hamšík. Marek, partita quasi perfetta, ma dove può arrivare questo Napoli? Non lo so, andiamo partita per partita, però penso che stiamo crescendo, si vede nelle partite, nel gioco, e speriamo continuare così. Battere Juventus è sempre bello, si è visto anche il festeggiamento alla fine della partita che ce la siamo goduta. Siamo noi che con risultati e con bel gioco li invitiamo ad andare allo stadio. Speriamo che riusciamo a fare con questa continuità, sicuramente gente tifosa viene allo stadio. Speriamo che non è niente di grave, un paio di giornate che gli dà fastidio, allora meglio che non l'ha rischiato e sicuramente sarà bene. L'avete visto. Penso per la maggior parte della partita l'abbiamo dominato, è mancato quel poco per sbloccare quella partita, però ormai è l'acqua passata e ci dobbiamo godere questa vittoria che è molto importante per noi. L'obiettivo è sempre di vincere, sono partite molto importanti sia in Europa League sia in campionato, ma siamo una squadra che deve puntare ormai su tutti i fronti. In sala stampa un più che raggiante Maurizio Sarri. Cosa mi è piaciuta di più è avvenuta prima, perché abbiamo preso un gol casuale in un momento in cui avevamo completamente in mano la partita, abbiamo battuto al centro e a differenza di altre volte abbiamo ricominciato immediatamente a giocare a calcio. E penso che se abbiamo fatto il risultato lo dobbiamo a questo, perché la reazione contro la Sampdoria era stata ben diversa da questa. Quindi di quello sono contento e spero sia un segnale, questa squadra sta crescendo in convinzione e in personalità. Io sinceramente stasera sono molto più contento di mille altre cose e dei 3 punti presi. E questo è un risultato che fa contento la città, fa contento i tifosi. Quindi questo rincominciare a sentirsi amati e ben voluti dai propri tifosi è molto più importante, avere qualche punto più in classifica. Abbiamo fatto dei passi in avanti caratterialmente e spero che siano un segnale, spero che poi non si ricada nel solito errore. Mi fa piacere per i ragazzi, perché fino a ieri siamo stati descritti come una squadra in difficoltà. In realtà questa squadra nelle ultime 4 partite ha fatto 10 punti, 12 gol fatti hanno subito. Quando si sta bene dovremo fare grandi cose. Ho parlato con il medico che non era molto preoccupato, ma ha detto che dovrebbe trattarsi di una leggera distorsione ma senza nessun interessamento dei legamenti e di altre cose. Sai, io con lo scetticismo ci convivo da una vita, quindi a me non fa più né caldo né freddo. Più che quello che riguarda me, mi interessa la squadra. Che la squadra riesca a giocare in un clima in cui si sente amata e aiutata. Poi io è chiaro, in certi momenti devo essere il capo espiatorio di tutto, ma questo fa parte del gioco. Preoccupato non molto, non ho i dati fisici ancora di stasera, ma la sensazione è che abbiamo fatto una partita di buon dinamismo anche stasera. Nelle 6 partite precedenti questa squadra ha sempre avuto dei numeri fisici superiori a quelli degli avversari e questo è confortante. Poi è chiaro che in questo momento della stagione molto probabilmente giocare ogni 3 giorni fa molto meno male di quello che farà fra qualche mese. Però vediamo la situazione, sicuramente chi ha dovuto fare 5 partite
in 13 giorni praticamente, perché dal 13 al 26, in 13 giorni ci hanno stretto a fare 5 partite. Qualcuno dovrà tirare il fiato, mi dispiace che il calendario sia venuto fuori così, perché vedo che c'è grande attenzione per le squadre che fanno la Champions, che hanno sempre diritto all'anticipo, e 6 partite di Champions su 6 hanno gli anticipi. Noi facciamo l'Europa League, avremmo diritto al posticipo, ma su 6 turni di Europa League in posticipo siamo solamente una volta. Quindi questo mi sembra abbastanza pesante. Poi magari ci si lamenta anche se le squadre fanno l'Europa League, fanno troppo turnover. Hanno fatto una buona partita, ma penso che anche i tre davanti gli hanno sporcato diverse azioni, gli hanno tagliato diverse traiettorie di passaggio, gli hanno reso la vita un po' più semplice. Però te vedo, con questo modulo mi sembra che i due interni spendano meno e riescano a difendere meno lateralmente e a essere più aggressivi in avanti. È un modulo che ci dà benefici difensivi. Calle è un giocatore che più lo conosce più lo apprezza, giocatore bello, vivo nel modo di giocare, ma un giocatore soprattutto estremamente intelligente dal punto di vista tattico, quindi uno dopo un po' l'allena si rende conto che probabilmente è uno dei giocatori determinanti in questa squadra. Perché è un giocatore che sa attaccare la profondità, sa giocare in velocità con i compagni e poi nella fase difensiva è di un'attenzione forte. E mi sto rendendo conto che veramente per noi è un giocatore determinante. I dati tattici della partita li ho visti, e la supremazia territoriale, vale a dire il possesso palla nella metà campo avversaria, è 59-41 a nostro favore. Quindi poi che abbiamo usufruito di più riconquiste rispetto a loro nella metà campo avversaria e abbiamo potuto fare più ripartenze corte, è vero, ma è anche un merito dei nostri centrocampisti, hanno difeso in avanti mentre loro ci aspettavano dentro la propria metà campo. Ma quella mi interessa meno perché ce l'hanno. Hanno dimostrato, però, abbiamo dimostrato in altre situazioni poca personalità, e stasera hanno messo anche sicurezza e personalità in quello che hanno fatto, e la reazione che ho subito a me ha fatto un piacere enorme. Era una cosa, la continuità difensiva che a Higuaín un po' mancava, e lui deve capire che più palloni riconquistiamo nella metà campo avversaria, più occasioni da gol lui si può creare. Visto che le occasioni da gol nascono principalmente da azioni e durano fra i 4 e i 5 secondi, sono palle riconquistate nella metà campo avversaria, e se lui partecipa e ci fa riconquistare più palloni nella metà campo avversaria, molto probabilmente ha dei benefici la squadra dal punto di vista difensivo enorme, e lui dal punto di vista offensivo. È in un momento di grande determinazione, di grande voglia, e lo sta dimostrando anche nella fase difensiva, e stasera per lui era anche molto difficile, perché due centrali della Juventus quando giravano palla stavano larghissimi e lui doveva ballare da una a un'altra cercando di tagliare anche le traiettorie di passaggio su Hernanes, quindi ha fatto un lavoro difficile e faticoso, e per lunghi tratti l'ha fatto bene. Mi sembra solamente nella parte centrale del primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà in più a arrivare su Hernanes. Jorginho è un giocatore che in questo momento sta facendo bene, è un giocatore che ha qualità di palleggio, ce l'ha sempre avute, probabilmente giocando a due le poteva dimostrare un po' meno, e in questo momento è un giocatore molto vivo dal punto di vista fisico e mentale, gioca con intensità sotto tutti e due gli aspetti, ed è un giocatore nella fase difensiva unisce aggressività ai saper tagliare le traiettorie di passaggio agli attaccanti avversari, quindi sta facendo un grande lavoro, è un giocatore che io mi aspettavo di grande livello, ma mi sta sorprendendo in positivo anche a me. Mi ha fatto arrabbiare perché in quel momento la partita non prevedeva che noi prendessimo gol, cioè abbiamo fatto un errore su una palla lunga, il primo centrale probabilmente se si vede scavalcato doveva andare solo in copertura, invece ha cercato di colpire la palla andando all'indietro, l'altro centrale è intervenuto lo stesso e da lì è nato un po' di confusione difensiva, però era una situazione che mi ha fatto arrabbiare, mi ha preoccupato, perché la sensazione era che avevamo la partita completamente in mano e che dopo quell'episodio non sarebbe più stato così. Però mi ha confortato subito la reazione della squadra, e ha battuto al centro e si è rimessa a palleggiare nella metà campo avversaria. Quindi, però mi ha fatto arrabbiare, sì. Ma Idriss è un altro dei giocatori dei potenzialità incredibili, e io ogni tanto gli domando, mi spieghi una cosa, perché non giochi in Manchester, non in Real Madrid? Che c'è che non va in te? Qualcosa che non va c'è? Perché è un giocatore che ha grandissime potenzialità, a volte le esprime in pieno, quando non te l'aspetti, quando ti aspetti tanto da lui magari ti fa una partita così, a volte è geniale e a volte spreca la palla.
è un giocatore che potrebbe fare qualcosa di più. Non lo so se è tattico o se è di determinazione, di fame, di voglia, perché andare a difendere la metà campo avversaria è vero che prevede un buon livello di organizzazione dal punto di vista tattico, perché se si fa male diventa pericoloso, ma è vero e prevede anche grande spirito di sacrificio da parte dei giocatori, e questo, se non c'è grande livello di voglia di risultato e di determinazione, può venire meno e quindi può essere anche una mossa controproducente. Diciamo che hanno lavorato bene tatticamente, ma l'hanno potuto fare perché ci avevano voglia di fare risultati. È chiaro, è il prossimo passo. Quando si parla di queste differenze non possono che derivare da mentalità. È chiaro, giocare qui è stimolante, per uno che indossa questa maglia entrare in questo stadio è stimolante, però bisogna poi a livello di mentalità fare dei passi in avanti e riuscire a trovare questi stimoli anche nelle partite in trasferta. E soprattutto nelle partite in trasferta, dove la sensazione che ti dà lo stadio non è quella del San Paolo, dove il nome dell'avversario non è altisonante, ma i punti sono punti. La Juventus ha dettato legge in Italia per anni, proprio perché ha avuto una mentalità superiore, nettamente superiore alle altre squadre. Però incidere sulla mentalità è molto più difficile e lungo che incidere su un movimento. Tutt'altro umore invece per Massimiliano Allegri. Parliamo della Juventus di ora, non si sta parlando della Juventus di un anno fa. Anch'io 20 anni fa giocavo a calcio, ora non gioco più. Qua ho giocato poco, diciamo, qui sono sceso in campo. C'era un ex presidente, un grande ex presidente, diceva: sei sceso in campo, hai giocato. Sono due cose ben diverse. Oggi abbiamo fatto, secondo me, una buona partita. Abbiamo sbagliato qualche palla in uscita, infatti il secondo gol è nato da questo. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, una partita aggressiva, non hanno mai mollato, hanno cercato fino alla fine di recuperare la partita. Purtroppo abbiamo 5 punti in classifica e questo direi è una classifica brutta, una classifica che piange. Credo che però la realtà è questa, è inutile stare a dire che potevamo avere dei punti in più e meritavamo dei punti più. Non ce l'abbiamo e quindi bisogna lavorare per migliorarla. Intanto mercoledì abbiamo una partita importante, perché a Manchester abbiamo vinto, quindi dobbiamo cercare di dare seguito alla vittoria di Manchester, perché passare il turno e arrivare agli ottavi è già un primo obiettivo, un primo traguardo importante per la Juventus. E in campionato avremo tutto il tempo per risollevarsi. Stare qui a piangere non fa parte del mio carattere, credo che bisogna essere realisti, tutti gli anni non sono uguali, ci sono dei momenti in cui la palla che è tonda va da una parte e torna all'altra. Quest'anno noi credo che siamo arrivati a Napoli con una Juve in crisi per un calcio d'angolo, cosa che io ho rimproverato ai miei ragazzi, perché non lo doveva battere il Frosinone, ma calcio d'angolo l'ha battuto, si è preso gol, ma la prestazione della Juventus con 30 tiri in porta non è cambiata. Giustamente accettiamo le critiche per questa classifica, ma faremo di tutto e sicuramente ci riusciremo a risalire. È inutile stare qui a dire 5 punti, 4 punti, 3 punti. Ne abbiamo 5 e quelle 5 sono. Scrivo di che abbiamo sbagliato in alcune circostanze. In questo, parlare degli assenti, manca Chiedira, manca Marchisi, manca Mandzukic, Morata è stato 3 giorni fermo, Caceres sta rientrando, stasera è mancato anche Listeiner, un po' di giocatori direi sono mancati, Asamoah sta rientrando. È un momento in cui bisogna essere lucidi. Se guardiamo la classifica, siamo a piangere tutti i giorni, ma piangere tutti i giorni non è che risolve i problemi. La cosa che l'inversione della tendenza bisogna farla noi. Siamo andati a Manchester dopo aver perso con l'Udinese, perso con la Roma e pareggiato col Chievo. Eppure siamo andati a Manchester. La tendenza va invertita con cercando di andare a migliorare quelle che sono le cose che non vanno, facendo rientrare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione, quindi non conosco altre vie di uscita, perché tanto più pensiamo a quello che non abbiamo fatto, che dovevamo fare, peggio è. Invece cerchiamo di pensare a quello che dobbiamo fare. Che dire, in fase di recupero, da domani dovrebbe rientrare con la squadra. Non mi chiedete, l'ho detto anche l'altro giorno, se mercoledì gioca, perché è un mese e mezzo che è fuori, quindi dovrò valutare le condizioni se portarlo in panchina o meno. Che abbiamo concesso a Napoli quello che è la loro forza, il contropiede.
Il Napoli credo che abbia tirato 3 volte in porta al primo tempo su 3 azioni di contropiede. Il gol è venuto sul lancio lungo dove potevano difendere meglio. Il secondo gol a campo aperto su una palla sbagliata, un passaggio sbagliato. Lì dobbiamo migliorare e non dobbiamo fare quegli errori. Poi la squadra ha finito la partita da metà campo avversaria nel Napoli, credo che per quasi tutto il secondo tempo è stato così, e soprattutto dopo il secondo gol non siamo riusciti a pareggiare, però ai ragazzi della partita, dell'impegno, della cosa di spendere energie, è un momento delicato anche loro, per loro a livello mentale. Ci sono molti ragazzi che non sono abituati a queste situazioni, ma attraverso queste situazioni cresceranno, e attraverso queste situazioni i giocatori cresceranno e la Juventus avrà un futuro con questi giocatori che sono degli ottimi giocatori giovani che al primo anno di esperienza della Juventus tutti insieme sicuramente possono lasciare qualcosa per strada, ma non è una colpa loro. Il Napoli ha 5 giocatori, Martens, Carion, Higuain, chi è? Insigne, Gabbiadini, e poi chi è? No, ha 6 giocatori offensivi tra le squadre più forti d'Europa e Amsic, e quindi Napoli lotterà sicuramente per i primi 3 posti. Non so se potrà vincere lo scudetto, ma Napoli è una squadra attrezzata per vincere lo scudetto. Quando ha 6 giocatori offensivi che ti garantiscano tutte le partite gol, è un bel vantaggio. Questo è un altro discorso, ma Sarri, siccome è un allenatore molto bravo e lo farà vedere e lo sta facendo vedere, la squadra alla fine avrà anche un suo assetto difensivo e finirà a lottare insieme a noi e a tutti gli altri. È semplice, ho voluto giocare con 4 centrocampisti contro 3 del Napoli e credo che soprattutto all'inizio e durante la partita abbiamo trovato anche delle buone soluzioni offensive. Poi abbiamo sbagliato il passaggio, abbiamo sbagliato il controllo, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, questa è una roba tecnica. E soprattutto perché aveva giocato molte partite. E non scordiamoci che Cuadrado l'ultima partita l'ha fatta nella Fiorentina, perché a Chelsea credo che abbia giocato 20 minuti, 25 minuti, quindi mercoledì c'è un'altra partita importante, ho ancora giocatori fuori, bisogna che gestisca, cerchi di gestire nel migliore dei modi. Però gli altri che hanno giocato al posto di Cuadrado hanno fatto una bella partita. Giornata positiva anche per la Roma, che rifila 5 sberle al Carpi, ma perde per diverse settimane Dzeko, Totti e Keita. Meglio ancora va sull'altra sponda del Tevere con la Lazio che spugna a Verona. Domenica difficile invece per le milanesi, perché la Fiorentina cala il poker a San Siro, fermando la corsa dell'Inter dopo 5 vittorie consecutive. Male pure il Milan, sconfitto dal Genoa. Proprio i rossoneri saranno i prossimi avversari degli azzurri nel posticipo alla Scala del Calcio in programma domenica sera. Prima però gli uomini di Sarri faranno un salto a Varsavia per la seconda sfida stagionale in Europa League. Intanto oggi chiudono il quadro della 6ª giornata Frosinone-Empoli ed Atalanta-Samp. Da Napoli per Radio Amore, con la collaborazione tecnica di Daniele Ivan Romano.